Bentrovati, il Festival del Paesaggio Agrario fa tappa oggi in una cantina perché siamo in una situazione di emergenza, perché poi insomma questo coronavirus ha sconvolto un po' tutti i nostri piani, per cui quello che doveva essere un festival che proseguiva nelle piazze deve chiudersi in ambiti ristretti. Però questa è una cantina speciale, Laura Anna Laiolo, è vero? Beh, è la cantina per noi più importante per il territorio, perché è la risorsa economica più significativa. Poi il Presidente può dare anche i numeri dei soci e del giro d'affari, ma comunque la cantina di Vinchio fortunatamente conosciuta nel mondo. Vinchio Vaglio, che è questa cantina, ha ragione, ha una, diciamo, un suo perché insomma in questo contesto, perché non soltanto è un'espressione del territorio, ma sul territorio in qualche modo investe, ma ce lo dirà meglio. Oggi parliamo di cambiamenti climatici e di sviluppo dell'agricoltura, insomma, e abbiamo anche, diciamo, l'autorevolezza, diciamo, della rappresentanza, perché abbiamo con noi l'assessore Marco Protopapa, che è assessore regionale all'agricoltura, quindi potrà darci sicuramente delle indicazioni interessanti su che cosa si vuole fare, ma con Alberto Mafiotti, che è un grande esperto di clima, insomma, ed è dell'ARPA, Alessandria Asti, potrà farci capire che cosa sta capitando in prospettiva, anche perché addirittura si prospettano, qui siamo nella cantina, i vigneti forse bisognerà spostarli un po' più in alto, quindi sconvolgimenti non indifferenti, e intanto facciamo i conti con la realtà, che è una realtà che ci mette a confronto con quello che è capitato recentemente, insomma il disastro dell'ennesima alluvione che ha sconvolto un bel pezzo di Piemonte a partire da Limone. Allora, però diciamo subito, la cantina, Lorenzo, lei è il presidente della cantina, da poco è presidente, no? Ma diciamo da una ventina d'anni. Una ventina d'anni, insomma. No, lo dicevo da poco perché abbiamo fatto con lui recentemente un documentario proprio su questa cosa qui, dove ci ha fornito dei dati essenziali. Qui, dicevamo, è una cantina, quanti soci ci sono? Ma circa 200 soci, 450 ettari, dove il 70% è Barbera d'Asti e anche Nizza, l'ultimo arrivato. Poi abbiamo tutte le altre tipologie autorizzate dalla Regione Piemonte, ecco. Però siamo il Barbera. Ecco. Tutti vini peraltro di grande qualità, insomma questo è un marchio che ha un suo prestigio. Ma diciamo che la qualità, noi siamo già negli anni 80, quando abbiamo smesso di vendere agli imbottigliatori, siamo passati alla qualità, anche perché non avevamo alternativa. Qua basta vedere le nostre colline, la quantità non c'è, quindi avevamo una scelta sola, o puntare sulla qualità o chiudere. Ecco, dicevamo che la caratteristica di questa cantina è l'aderenza col territorio, cioè voi avete un rapporto stretto col territorio, incidete, fate cultura. Sicuramente abbiamo fatto tantissimi progetti con l'Associazione Culturale Davide Laiolo, con le Proloco, con i comuni, con tutti. Cerchiamo di fare sinergia per promuovere, innanzitutto puntare sulla qualità del vino, ma promuovere il territorio e tutte le sue eccellenze. Penso che l'unica soluzione sia questa, per sopravvivere, ma soprattutto per riuscire a dare un reddito, perché se non c'è un reddito tutti gli altri discorsi non valgono. Ecco, è un esempio sicuramente molto interessante, è particolarmente utile, no, in questo contesto di grandi cambiamenti e di sconvolgimenti climatici. Marco Protopapa, dicevamo, lei è assessore regionale, siamo reduci dall'ennesima alluvione e insomma dobbiamo progettare un futuro che con queste mascherine ci fa capire che sarà sempre più difficile, insomma. Sì, dobbiamo renderci conto che purtroppo qualcosa sta cambiando, anche in fretta tra l'altro. Ormai non si può più riprogrammare nulla se non quello di pensare già a cosa potrebbe avvenire domani, soprattutto nel peggio. E quello che l'evoluzione delle alluvioni recenti ha dimostrato anche di colpire vaste zone e diverse da loro. Ad esempio l'anno scorso c'è stata tutta la parte che ha colpito soprattutto le nostre realtà vitivinicole, stiamo parlando della zona del Gavi. Quest'anno invece chi ci ha rimesso sono tutte le zone, soprattutto della risicoltura, che paradossalmente era l'unico prodotto o uno dei pochi che si era ancora salvato nell'epoca Covid, perché aveva avuto un incremento produttivo e anche di qualità importante. Quindi perciò veramente uno deve pensare al peggio e cercare di
trovare delle soluzioni. Noi sicuramente siamo pronti a recepire quello che anche l'Europa ci sta dando come messaggio. C'è un cambiamento climatico ormai certificato e quindi di conseguenza c'è un'agenda, si chiama Agenda 2030, che ha fatto capire che ci bisogna impegnare tutti verso un cambiamento. Le priorità sono quelle appunto di cambiare cultura anche in quelle che sono delle zone che ancora non hanno capito che sta cambiando qualcosa. Ecco, perché il problema è che a dispetto di quello che succede, poi sembra che ricadiamo sempre negli stessi errori, cioè noi continuiamo a costruire laddove non si doveva più costruire, continuiamo a produrre delle coltivazioni laddove bisognerebbe invece fare inversione, insomma c'è un po' una tendenza a ripetere gli stessi errori e non a correggersi. Ma più che tendenza, diciamo, sono passaggi forse ancora troppo lenti, perché la mentalità sta cambiando, i giovani hanno capito che bisogna cambiare metodo e per quello che su questo noi puntiamo molto. E noi ci sentiamo responsabili anche verso l'agricoltura, che molte volte viene anche così dichiarata come il settore che riceve più soldi dagli altri rispetto alle altre realtà economiche, ma d'altronde appunto per questo, perché ha una doppia responsabilità l'agricoltura, quella di mantenere il territorio, curare il territorio, oltre logicamente dare risorse economiche. E qui è il grande problema quando uno deve fare delle riconversioni col biologico, che logicamente chiedono degli impegni molto più importanti che la normale cultura, e lì gli impegni devono essere però ricambiati con un riconoscimento economico che molte volte oggi ancora lamentano che non c'è. Beh, visto però che abbiamo la possibilità laurana di ragionare sui cambiamenti climatici, perché insomma l'agricoltura non è più quella di una volta, insomma anche in queste zone si sta notando, no, questo cambiamento, è vero? Beh, queste zone sono anche molto avanzate tecnologicamente per il lavoro in vigna e per il lavoro in cantina. E d'altra parte, come diceva giustamente il presidente della cantina, il paesaggio agrario deve dare reddito, altrimenti non esiste come paesaggio. È un paesaggio lavorato, quindi è un paesaggio che fa economia sul territorio. Quest'anno nel festival abbiamo voluto mettere l'accento sui cambiamenti climatici perché ci pare un'emergenza di cui bisogna prendere atto e prendere provvedimenti appositi. Ecco, senta, Alberto Mafiotti, dicevamo, ARPA, Alessandria e Asti, lei conosce molto bene il territorio, lo fotografa anche sempre, insomma, lei va in giro con le macchine fotografiche, fa delle stupende fotografie di paesaggi meravigliosi, insomma, altro che cambiamenti anche climatici. Anche delle lucciole della della Val Sarmata, insomma, lei è un romantico, insomma, no? Però nonostante sia un romantico, ci offre spesse volte dei quadri molto allarmanti, insomma, no? Ecco, dicevamo prima, lo dica a Giordano, insomma, che questa cantina può contare ancora su un assetto così per quanto tempo? Sì, vabbè, queste chiaramente sono parliamo di decine di anni, di decadi, nel senso che questo cambiamento, come veniva anche descritto precedentemente, è un qualcosa che è reale, un qualcosa che noi forse talvolta abbiamo difficoltà a percepire con i nostri sensi, con le nostre esperienze, ma che è effettivamente in atto e ormai non c'è quasi più nessuna persona che dica che non esiste un cambiamento climatico con un surriscaldamento della terra, con un surriscaldamento di queste aree. Piccola deviazione, possiamo fare? No, visto che abbiamo lei la mascherina, io non la porto semplicemente perché, però insomma, tutti siamo obbligati a portare la mascherina. C'è una relazione tra i cambiamenti climatici e le mascherine che portiamo, cioè il Covid? Ma questa è una domanda ed è anche un aspetto di ricerca che in questi mesi ci sta, come agenzia regionale e come altre agenzie regionali, prendendo parecchio tempo proprio per fare questi approfondimenti. Ci sono degli aspetti che sono legati al lockdown, sicuramente, cioè alla situazione nella quale c'è stata una forte riduzione degli ossidi d'azoto nelle nostre città e in genere nelle nostre aree, minore per quanto riguarda le polveri, ma che per esempio per quanto riguarda la riduzione dei gas climalteranti è stato meno effettiva. La correlazione è una correlazione credo più di stile di vita, no? Cioè delle modalità con cui noi reagiamo a queste situazioni pandemiche che sono drammatiche e che sono anche
con crescita esponenziale. Abbiamo imparato, secondo me, in questi mesi a capire sulla nostra pelle cos'è una crescita esponenziale. Una crescita esponenziale della pandemia, che è una crescita rapidissima, la crescita esponenziale dei dati, per esempio, di temperatura, di CO2 nell'atmosfera è meno rapida, per cui tendiamo a non comprenderla, ma è altrettanto pericolosa e altrettanto importante. Noi qua abbiamo fatto un ragionamento anche su un articolo che abbiamo pubblicato con la collega su il quaderno di storia contemporanea, che partendo da dei dati emessi dall'ARPA, quindi dai colleghi che si occupano, che in realtà tutti i giorni trattano i dati, parlano di clima, parlano delle previsioni di giorno per giorno, e sono delle entità regionali importantissime a livello regionale. Le agenzie hanno questa caratteristica di poter fare scenari per il futuro, che è quello che diceva l'assessore, cioè cercare di ragionare non sull'attuale, ma ragionare su quello che potrà succedere. Perché Cosa potrà succedere? Potrà succedere sostanzialmente che avremo dei cambiamenti dettati a quelle che sono le forzanti del clima di queste aree. Partiamo dagli ultimi esempi. Su questo articolo parlavamo appunto di Gavi l'anno scorso, 440-450 mm d'acqua in 12 ore, record per una zona vitivinicola. Quest'anno siamo arrivati ad avere dati di 600 mm in altre zone, quindi sono eventi che si ripetono. Siamo molto vicini al mare Ligure, al Mediterraneo, che è uno degli hotspot mondiali per i cambiamenti climatici, per il surriscaldamento, un mare che si scalda molto e che incontra in queste zone correnti più fredde, e queste correnti creano questa fortissima instabilità, questa instabilità che non è prevedibile laddove si va a rimarcare, a esplicitare, ma sono energie in termini proprio di quantità di energia, di calore che si deve dissipare. Questa dissipazione porta di fatto a queste forti piogge, ma porta poi anche a un cambiamento complessivo degli aspetti climatici. Abbiamo estati o periodi dell'anno con forte siccità, che non c'erano prima, dove la siccità è aggravata dal fatto che magari le piante prima sono cresciute perché c'è stata la pioggia, c'è stata un'insolazione ideale, per cui c'è stata una grande biomassa che è cresciuta, e poi ha un'esigenza idrica molto elevata, ma non trova più l'acqua perché c'è la siccità, per cui seccano queste piante, oppure diventano più vulnerabili a quelli che sono i parassiti, quelle che sono nuove malattie o ancora le vecchie, e quindi c'è maggior consumo di sostanze chimiche per poter combattere queste malattie, e quindi continuiamo ad avere poi degli effetti. Lei lo diceva prima sul fatto, per esempio, delle coltivazioni biologiche. Allora puntiamo su un vino di qualità, ma nello stesso tempo abbiamo davanti magari un sistema che ci porta a dover usare dei sistemi che di biologico hanno veramente poco. Quindi quello che abbiamo davanti sono degli scenari molto diversi. Ci sono anche degli aspetti positivi, ma gli aspetti positivi possono essere quelli di avere magari una maggior biodiversità di queste aree, cioè avere maggiori coltivazioni anche in aree diverse, coltivazioni magari di pregio che oggi non abbiamo, no? E quindi portare queste situazioni. E poi evidentemente, in particolare per la coltivazione dell'uva, per la vite, problemi legati alla quota, lo si diceva prima, sicuramente alcune di queste aree dove oggi si coltiva con grandi produzioni tenderanno nei prossimi decenni a diminuire di produttività, e poi a perdere anche di quello che è la quantità e la qualità di questi vini. Stiamo vedendo, c'è anche un articolo che è stato presentato da ARPA in questi mesi, in cui si vede come Barolo, Nebbiolo e Barbaresco in questi anni hanno aumentato il grado di zucchero all'interno del... Quindi si percepisce già questa cosa. Sì, è un trend che è un trend forte. Poi l'altra caratteristica importante che non ci agevola nel capire queste situazioni è che il cambiamento climatico ha delle forti oscillazioni. Cioè l'oscillazione vuol dire quest'anno magari piove moltissimo, l'anno dopo non piove, l'anno successivo magari abbiamo
la nebbia in zone dove non dovrebbe esserci, e quindi anche nella programmazione, un po' quello che diceva l'assessore, nella programmazione dell'attività l'agricoltore ha difficoltà, perché non parte da un concetto, no, che era quello dell'agricoltura ciclica degli anni passati, che fare i conti con una, esatto, realtà. Invece qua cambiamo continuamente, per cui c'è l'imprevedibilità e la varietà di imprevedibilità negli anni successivi. Ma assessore, questa imprevedibilità in qualche modo voi come fate a contrastarla, insomma? Ma noi proponendo quindi un adattamento di tutto quello che era la cultura una volta verso un certo tipo di agricoltura e innovarla proprio. Ecco, ma lei che gira, perché lei ha contatti ormai quotidiani con tutti, quindi questa consapevolezza dei cambiamenti climatici come la percepiscono gli agricoltori? Anche lì siamo un po' lenti a farla capire noi e loro capirla, soprattutto certe realtà che non, per esempio quando si parlava prima della gradazione, quando una volta il problema era il contrario, no? Perché c'erano gli integratori per poter raggiungere certe gradazioni, oggi ultimamente si trova sempre un prodotto con alti gradi e recentemente mi dovrei chiedere, o dovrebbero chiedersi, ma è normale o sta cambiando qualcosa? Quindi perciò quello che una volta poteva essere l'anno non necessariamente eccezionale, oggi che sta diventando sempre di più una quantità, è un bene oppure mi dovrei preoccupare? Secondo me la regione come si attrezza per fronteggiare questa situazione? Ma si attrezza dando sicuramente, vabbè, in ogni caso un principio base è quello di istruire le persone a, quindi a non usare più i fitofarmaci, cambiare propriamente mentalità sulla coltivazione, ecco perché il biologico, ecco perché la comunità europea, 30% di quei famosi che abbiamo già sentito sempre di più, i recovery fund, saranno dedicati al green, e quindi di conseguenza una volontà a puntare, a istruire, a educare l'agricoltura verso quel senso lì. E noi abbiamo il compito con le nostre misure del PSR aiutarli in quel senso. Abbiamo già delle misure importanti, tipo quello dell'agroambiente, la 10.1, quelle le sottomisure che portano proprio verso quell'aspetto, non solo a livello di tipologie di colture normali, anche semplice coltivazioni, ma parlando anche di innovazioni tecnologiche e anche quella meccanica che aiuta a puntualizzare quello che è l'aspetto della coltivazione mirata proprio sotto quel principio. Ricordiamoci che parallelamente noi siamo sempre di più colpiti dagli insetti nocivi che stanno sempre di più colpendo le nostre colture. Anche questo è un effetto del cambiamento climatico. Quindi la cimice asiatica per prima, oggi si sta sempre di più espandendo la pupilla giapponica, che è un altro grave problema, paradossalmente arrivata forse con la sua valigetta da Malpensa, è scesa e sta invadendo piano piano i nostri territori dal nord e stanno già dando delle avvisaglie in altre realtà. Poi è logico, sulla cimice asiatica, che è un problema che esiste da tanto tempo, si è riusciti a fare già degli studi, abbiamo provato proprio recentemente a lanciare la cosiddetta antagonista, la Vespa Samurai, che è appunto un modo per combattere un insetto nocivo con un metodo non nocivo. Questo è uno studio che logicamente ci vuole del tempo su tutte le problematiche. Insomma, avete in cantiere, ecco, però Lorenzo Giordano, lei dovrà spostare i vigneti, qui è un bel problema, insomma bisogna cambiare, lei ha già avvertito i cambiamenti climatici, ha già lasciato un segno? Sicuramente sono già stati avvertiti, negli anni 70 quando frequentavo la scuola enologica di Alba, sui libri di testo c'era scritto che il Barbera era un vino che andava tagliato con i vini meridionali in buona parte, perché altrimenti era imbevibile, aveva poca gradazione e tanta acidità. In 40 anni è cambiato tutto, adesso come diceva prima, I vini hanno una gradazione elevata, frutto del cambiamento della temperatura, e abbiamo già dovuto intervenire anche quest'anno, ma anche gli anni scorsi, nel vigneto, con la conduzione del vigneto, cercando di ombreggiare i grappoli, non togliendo le foglie, cercando di avere più chiuso, che questi vini,
queste uve non subiscono l'essiccamento. Ma anche... voi che cosa chiedete, no? Cosa chiedete agli esperti e e alla regione in questo caso, come aiuto? Ma innanzitutto buona parte possiamo già farla noi nel vigneto e in cantina, conducendo il vigneto, vedendo bene l'epoca di maturazione delle uve. Sicuramente una volta il periodo di maturazione durava 10 giorni, adesso quest'anno in 5 giorni l'uva è maturata, andava raccolta, quindi cosa si vogliono più? Strutture, tecnologia, e questo sono dei costi, quindi investimenti per avere una tecnologia e una tecnica in modo da sopperire l'uso del freddo, tante cose, tecniche che sopperiscono questa problematica. Dopodiché se i vigneti dovranno essere spostati da sud pieno a, non dico a nord, ma a sud-est, a ovest, sicuramente questo lo faremo. Però per i prossimi anni abbiamo tempo. Ma visto che sei l'assessore, mi soffermerei sugli investimenti. Sugli investimenti. Ecco, però prima di parlare di investimenti, di ricoinvolgere l'assessore, chiediamo a Laura Erbetta magari di farci capire meglio questi studi fatti sui cambiamenti climatici. Cosa dici, Laurana? Sì. Sì, la dottoressa ha lavorato con Maffiotti proprio allo studio pubblicato sul quaderno di storia contemporanea che gentilmente il dottor Maffiotti ha ricordato, perché dirigo io quel quaderno, quindi è un lavoro, diciamo, comune. Ecco, allora, Laura Erbetta, diciamo così, i viticoltori, gli agricoltori in qualche modo sono pronti a fronteggiare la situazione, però vogliono delle indicazioni anche concrete, anche degli esperti, poi chiederemo degli investimenti. Sì, nell'articolo siamo andati a ripercorrere un po' quello che erano i dati a disposizione. C'è uno studio molto interessante fatto da dei ricercatori francesi, sono andati a recuperare gli annali delle cantine, no? Quindi le date di inizio vendemmia risalendo fino al Medioevo, fino al 1300, e quindi hanno preso la data di inizio vendemmia dal 1300 fino a oggi. E cosa hanno constatato in Francia? Che fino alla fine degli anni 80, 1980, dal Medioevo, più o meno le date erano simili, quindi oscillavano intorno a un certo periodo. Poi dagli anni 90 in poi hanno cominciato a anticipare. Quindi hanno cominciato a anticipare arrivando agli anni 2000 di circa 10 giorni. Negli ultimi 20-30 anni l'anticipo è ancora maggiore rispetto alla serie storica, quindi anticipiamo di 20-30 giorni. Quando abbiamo scritto quell'articolo citando questo studio molto interessante, non avevamo ancora i dati regionali di ARPA, li abbiamo avuti dopo e abbiamo constatato che le serie, anche qua trentennali, delle vendemmie in regione Piemonte, anche qua indicano un anticipo tendenziale di una ventina di giorni. Quindi di nuovo questo è legato al fatto che le temperature in Piemonte, qui pervenendo proprio al dato locale, sono già aumentate, cioè il clima è già cambiato di un grado e mezzo, e il tendenziale, il futuro, è di un aumento di mezzo grado per decade. Perché il concetto è che non bisogna pensare che c'è un aumento, come si dice, no, di un grado e mezzo, due forse, e stop. No, c'è un aumento che è continuo, che continuerà. Quindi bisogna pensare a un aumento di mezzo grado per decade. Se poi il fenomeno accelera, come bisogna riconteggiare, magari diventerà mezzo grado ogni 8 anni e quindi di nuovo il sistema c'è. Comunque per adesso è mezzo grado per decade, che non è poco, perché vuol dire che in 30 anni siamo un grado e mezzo di nuovo in più. Ecco, allora, però Maffiotti, insomma, come glielo si spiega, traduciamo in concreto, insomma, no? Come si può spiegare agli agricoltori come comportarsi d'ora in avanti? Il concetto principale è quello dell'adattazione, cioè di essere adattati, adattare il nostro stile di vita, le nostre coltivazioni, il modo di coltivare a questi cambiamenti. E questo è un'altra parola che abbiamo imparato in questi mesi, in questi ultimi anni, è la resilienza, cioè la capacità di potersi adattare senza creare una crisi, anche economica, anche nelle aziende, che le manda.
praticamente sul lastrico, quindi riuscire. Ma voi avete incontri con gli agricoltori? Avete, allora, che rapporto, cosa fa l'ARPA, diciamo, allora, sul territorio? Ci sono degli incontri con le associazioni spesso che ci forniscono, diciamo, delle questioni talvolta molto locali ancora, cioè c'è un'attenzione verso la previsione magari locale della temperatura, dell'umidità, delle condizioni climatiche, tutto importante, ma che non vede il passo successivo, cioè internalizzare, cioè fare proprio quelli che sono questi scenari. Allora, l'adattabilità vuol dire iniziare a rendere meno vulnerabili questi territori, dove la vulnerabilità vuol dire sostanzialmente fare delle cose, fare delle azioni, che vuol dire spostare magari il vigneto o iniziare a pensare a questo, iniziare ad avere delle macchine che possono affrontare questi nuovi tipi di suolo anche che si vengono a creare, che vuol dire avere nelle cantine come questa frigoriferi, sistemi di conservazione dei vini completamente diversi, cioè vuol dire anticipare queste cose. Vuol dire crearsi una cultura nuova. Esattamente, l'altro aspetto è proprio quella della informazione e formazione, cioè creare la consapevolezza che siamo entrati in questa fase e che è una fase molto rapida, cioè per quanto sia di decenni, ma è rapida. Cioè, secondo voi le associazioni di categoria, penso alle Coldiretti, Confagricoltura, sì, eccetera, hanno recepito questo? Secondo me c'è ancora un po' di difficoltà, perché non c'è sempre la speranza che qualcosa cambi. In realtà questa speranza è anche in maniera subdola indotta in noi dal fatto che, come dicevamo prima, ci sono queste oscillazioni continue da anno in anno. Quindi magari l'anno dopo, la produzione dell'anno scorso del vino è stata molto buona, no? Allora la previsione è sì, è vero che tendenzialmente, però nel breve avremo comunque delle buone produzioni, per cui non investiamo o investiamo meno. No? Se invece avessimo delle situazioni drammatiche, no, che ci portano a fare subito gli investimenti, verrebbero comprese di più, quindi questa consapevolezza c'è meno. L'altro aspetto è che dobbiamo fare delle azioni all'interno del territorio per cercare di per captare questa CO2, cioè il discorso di questi clima alteranti, cioè di questi gas che sono in atmosfera, passano anche attraverso, a livello locale, perché noi pensiamo sempre che queste decisioni siano a livello internazionale, e lo sono, ma sono molto lontane dalle nostre realtà. Invece a livello locale dobbiamo iniziare a cercare di avere una maggiore attenzione per la biodiversità di questo territorio, che è anche un patrimonio naturale, cioè questa risorsa naturale che è importante, che ha anche un'azione rispetto alla captazione di questi gas. Oltre per esempio alla purificazione dell'aria. Insomma, adesso lei mi porta fuori strada, perché io per captazione del gas mi viene in mente che ad Asti hanno messo le edicole per catturare lo smog, insomma. Questo è stato fatto anche da altre parti, localmente. Hanno fatto bene? Ma localmente può avere un significato. Ma nell'arco di qualche metro, non penso. Nell'arco, diciamo, di qualche metro attorno a queste aree, ma chiaramente potremmo avere le panchine nelle quali ci sediamo con una qualità d'aria magari migliore. Ma chiaramente è un qualcosa, è un salottino, ecco, se vogliamo creare il salottino, questo è. Ma non cambia, perché sono problemi di maggiore ampiezza, non sono problemi locali, cioè sono problemi locali per chi abita in quella via, per chi magari ha un esercizio commerciale in quell'ambito, ma noi stiamo parlando di una situazione complessiva. Allora, nella situazione complessiva bisogna fare in modo che ci sia informazione, che ci sia un monitoraggio, su questo c'è continuamente da parte degli enti regionali un'attenzione a queste e una veloce spiegazione, diciamo, o trasferimento di queste informazioni al mondo agricolo, attraverso, appunto, come si diceva, attraverso le organizzazioni che devono far passare questo concetto. Cioè dobbiamo avere, proprio per difenderci, perché vogliamo difendere questo territorio, perché è un territorio UNESCO, che ha nella vite, proprio nella coltivazione, l'emblema principale, vogliamo difendere questa realtà, perché è un patrimonio anche storico, ed è in questo senso che nei quaderni di storia contemporanea è entrato questo argomento, perché rischiamo di parlare poi solo di qualche cosa che rimane nel passato, avendo un territorio che magari diventa a mais, speriamo proprio di no, oppure diventa ad altre coltivazioni agricole. Quali saranno, secondo lei, le coltivazioni ideali che si dovranno privilegiare in futuro? Oddio, questa è una domanda che non deve fare a me, perché non sono un agronomo. Quello che diceva
prima il presidente qua e quello, no, stanno già studiando che come cambiare i cultivar o cambiare l'esposizione del vigneto, insomma ci sono tante, tante misure. Io personalmente, che insomma sono monferrina d'adozione, mi sento parte di questo territorio e so che cambiare il clima significa anche cambiare il paesaggio. Io spero proprio invece che continui a essere un bel paesaggio vitato che conosciamo, insomma. Però quindi sicuramente è un problema che si trova ad affrontare l'assessore. Parliamo di investimenti e anche di, insomma, la regione deve in qualche modo programmare un futuro diverso, insomma, quindi, no? La regione è già programmata e, come dicevo prima, si sta semplicemente adattando alle nuove richieste, alle nuove esigenze, alle nuove programmazioni. Ecco, ma i passi che lei sta facendo, per esempio, in questi tempi, in questi giorni, insomma, su questo, sono in quest'ottica? Allora, intanto partiamo da un punto importante. Noi abbiamo constatato nella nostra discussione che sta cambiando molto il nostro modo di agire e affrontare tutta la tematica agricoltura. Quindi perciò le prime misure che vengono adottate e dovranno essere adottate, anche queste innovative, perché sicuramente dovranno, sono la consulenza, la formazione e l'informazione. E qua già come PSR, Piano di Sviluppo Rurale, abbiamo le nostre misure dedicate, che sicuramente oggi hanno bisogno di essere implementate con tutte queste nuove ricerche e situazioni che si stanno creando. Dopodiché abbiamo tutto l'aspetto di quello che è il passaggio del testimone ai giovani, perché logicamente se troviamo un po' di resistenza verso ancora certe metodologie da parte di aziende che non sono volute innovare, oggi i giovani, per trattenerli, dobbiamo dare intanto la possibilità di essere presenti e aiutati, quindi ci sono le misure che saranno ulteriormente implementate verso di loro, soprattutto perché loro sono quelli più... Incentivazioni, insomma. Esattamente, no? Incentivazioni, abbiamo la nostra misura dell'insediamento per i ragazzi, ma però soprattutto a loro dargli già la possibilità di partire attrezzati per poter affrontare quello che sta succedendo. Certo che dispiace che l'impegno da parte della Regione ultimamente è molto dedicato all'emergenza e quindi tante risorse sono state dovute essere spostate verso questo aspetto, privando altre situazioni, ad esempio ancora recentemente con delle misure di emergenza, l'ultima è la misura 21, che abbiamo dovuto togliere delle risorse a delle progettazioni per dare un aiuto puntuale a certe attività colpite. Sappiamo benissimo nel mondo del vino cosa è stata la scommessa della distillazione, tanto per dire, e quindi di conseguenza, oppure il tentativo di fare la riduzione di resa, cioè tutte operatività che ne avremmo fatte tutte a meno, invece le avremmo voluti destinare altrove in un altro modo. Quindi perciò noi sicuramente col nuovo PSR, che anche il Covid ha interessato, perché slitterà di 2 anni, che poi andremo a vedere se slitterà di 2 anni o sarà ridotto di 2 anni, quindi il settennio come sarà affrontato, ci sarà questi 2 anni chiamiamo anni ponte, dove verranno dati comunque dei contributi. Ci dispiace che le prime segnalazioni saranno contributi ancora impostati sul vecchio settennio, che invece aveva bisogno di molte modifiche. Infatti noi abbiamo già ripreso una serie di schemi da rivedere, da adattare, proprio anche e soprattutto se noi stiamo parlando di un territorio, l'UNESCO, stiamo parlando dei borghi rurali che noi vogliamo assolutamente difendere e che vengono di nuovo essere rivisitati e rivissuti. Però su questo dobbiamo appunto investire, vedasi ad esempio la grande partita della banda larga, di tutto quello che sono i collegamenti interni che sono oggi vitali per le nostre realtà. Invece io ad esempio da qui a venire a Nizza c'è un vuoto di telefono incredibile, non c'è un collegamento e mi immagino chi deve vivere lì tutti i giorni. Perciò per capire che la Regione Piemonte, grazie anche
l'aspetto evolutivo della stessa comunità europea si sta adattando e quindi di conseguenza sul green, sulla tecnologia sicuramente saranno i maggiori investimenti. Ecco, lei però faceva un richiamo insomma a non a ben usare l'acqua, no? Sì, assolutamente, bisogna risparmiare l'acqua, bisogna recuperarla, bisogna imparare ad utilizzare l'acqua nel suolo, non evitare che evapori quest'acqua, quindi vuole dire anche in sintesi proprio avere degli interventi che sono globalizzati, organizzati su quella che è la gestione della vite. Interventi che devono essere fatti sui banchi di scuola, quindi vuole dire nuova formazione, nuova ricerca di nuovi cultivar che possano essere magari meno idroesigenti o comunque più tolleranti con queste temperature. Nella vigna, tra i filari, vuole dire cambiare, per esempio, mantenere la copertura erbosa tra un filare e l'altro, ridurre il, come si diceva prima, l'esposizione dei grappoli alla luce del sole quando non è più necessaria, e quindi ombreggiare questi grappoli e ombreggiarli sia per il sole che per la grandine. E poi ancora è necessario che le cantine si adattino, le cantine grandi come questa, ma anche le piccole, quindi investimenti sui frigoriferi, sul modo proprio di conservare questo vino, che tenderà a fermentare molto più rapidamente, capacità di accogliere grossi quantitativi di uva in brevissimo tempo, perché come abbiamo detto prima la raccolta si è ridotta anche come giornate, per cui tutti portano l'uva nello stesso momento nelle cantine o nella propria cantina, e poi cercare di continuare a monitorare queste situazioni attraverso dei sistemi di meteorologici, anche di attenzione molto locali, che aiutino l'agricoltore a diventare capace di gestire la propria vigna in funzione di queste oscillazioni continue. E poi attenzione al sistema clima, che non è il sistema del tempo che cambia ogni giorno qua nella valle, ma il clima di quest'area, che ha una continua variazione, e quindi nella progettazione delle imprese, di queste aziende agricole, bisogna avere la capacità di vedere oltre. Le grosse aziende lo stanno già facendo, perché ci sono già degli investimenti in una gran parte. Il territorio però UNESCO è fatto anche di piccole aziende agricole, di piccoli coltivatori, di piccole cantine. Ha detto l'assessore che però ci sono incentivazioni da questo punto di vista. Assolutamente sì, però deve essere veramente diffuso e molto veloce questo tipo di supporto, perché effettivamente rischiamo di perdere una buona parte di produttori, e di perdere produttori che in questo momento invece rappresentano la qualità di questi territori. Cioè, parliamo di vino di qualità. Credo che da tutte le discussioni, gli incontri, ma anche dai riconoscimenti di questo vino emerge questa situazione, no? Come le aziende agricole di queste zone negli ultimi anni hanno fatto dei grandi passi in avanti. I vini sono diventati veramente importanti, sono un patrimonio. Hanno qualificato il territorio. Sono un capitale naturale, un capitale in vigna, ed è questo capitale che va salvaguardato. E non è fatto solo di grandi aziende che riescono più o meno a stare dietro, ma di piccole realtà. Che tra l'altro abbiamo documentato lo scorso anno in un filmato che si chiama Grazie alla Terra, dove i ragazzi hanno dimostrato che tornano da dove i genitori spesse volte hanno abbandonato, e sono persone che sono inserite in contesti molto particolari di altissimo livello, dalle Langhe al Monferrato, con delle aziende che sono un fiore all'occhiello pur essendo ancora piccole. Ma questo è ciò che emerge anche nel Monferrato. Nel Monferrato c'è un festival che si chiama Itaca, che in questi giorni sta facendo girare dei filmati, dove si scopre come ci sono delle piccole realtà fatte di giovani che tornano alla campagna, che tornano su queste colline, gestiscono la collina perché è la loro proprietà, è la loro terra, è la loro storia, e sono legati a questo territorio al punto che non è più solo vigna, è anche orto, è anche coltivazione di pregio, è anche diversità, e anche per esempio i frutti, i piccoli frutti, le varietà dei frutti che una volta erano di queste zone. Stiamo riempiendoci un po' troppo di nocciole, ma questo è un altro discorso. Questo fa parte della globalizzazione, questo fa parte di una programmazione che vede al giorno dopo il ricavo
di quello che si è investito. È la vista corta, che, insomma. È la vista corta, ci sta nel mondo in cui viviamo, che però è un mondo che di fatto tenderà a cambiare, proprio per ciò che stiamo dicendo, come cambia il clima, come sta cambiando il sistema in cui viviamo, anche queste realtà tenderanno a diminuire. Per cui prima, quando l'assessore parlava appunto di coltivazioni biologiche, sono un qualcosa veramente di importante in questa zona, perché qua abbiamo dei suoli che non sono particolarmente inquinati, cioè abbiamo degli impatti su questo territorio dal punto di vista industriale, dal punto di vista anche urbano, che sono molto bassi. Allora questo è quello che va valorizzato, cioè un territorio di qualità, un territorio che ha delle qualità e la capacità anche di trasmettere queste cose con dei prodotti che vengono valorizzati insieme. L'abbinata territorio pulito, tra virgolette, non inquinato, è prodotto sano, prodotto biologico, vincente, ma prodotto sano, è assolutamente vincente ed è veramente la strada, però, la strada su cui seguire, dobbiamo... Però devo prima di chiudere una battuta, sì, devo farla con lei, no? Sì. Perché in questo territorio UNESCO che si vuole valorizzare, lei parlava prima di difficoltà di comunicazioni, ma adesso c'è un tema caldo, è quello del treno, no? Rimettere il treno o fare funzionare invece le piste ciclabili, insomma c'è anche qualcuno che ha inventato le piste ciclabili sopra le rotaie dei treni, che è una cosa anche interessante dal punto di vista anche ecologico, forse interessante, però resta il nodo fondamentale di comuni che devono essere collegati fra di loro, di realtà che sono state un po' dimenticate. È un dibattito che insomma suscita anche molto contrasto, lei come la vede? Ma io dico che sicuramente i servizi non devono essere ridotti, soprattutto proprio se siamo qua a parlare che vogliamo mantenere le popolazioni nei paesi anche un po' disagiati e non comodamente serviti dai trasporti. Tuttavia dobbiamo anche capire che le strategie devono essere assolutamente viste e adattate a oggi, dove l'economia anche di gestire queste realtà sta diventando un problema. È logico che noi abbiamo bisogno dei treni, abbiamo bisogno di tutto quello che siamo sempre stati abituati a usare, forse noi però dobbiamo capire se siamo noi i primi a non usarli, e quindi perciò bisogna trovare una strategia dove i servizi vengano mantenuti, se non ci sono i treni che ci siano anche addirittura i pulmini, ma che ci sia sempre la possibilità di portare la gente dove deve andare se non può permettersi di essere autonomunita, questo è fondamentale. Tutto questo per cosa? Per eventualmente ridurre logicamente dei costi, che se no è inutile che ci nascondiamo, avremo poi un domani dei problemi, oggi un treno che viaggia con due persone, oppure quando si parla anche dei treni storici bisogna anche implementare la pubblicità degli stessi, far sì che faccia promozione al territorio per farli utilizzare. Il discorso delle piste ciclabili è una scommessa, ma logicamente deve essere una scommessa fatta e da fare dopo che sei tranquillo di aver sostituito quello che togli con qualcos'altro. Allora su quello arriviamo sicuramente a delle attività promozionali che il nostro territorio potrebbe anche averne buon uso. Perché ci sono delle accelerazioni a volte, no? Su alcune cose, sempre che sia imboccata la strada, no? Sì, sono accelerazioni che a volte uno deve prendere delle decisioni, però è fondamentale, torno a dire, che alle accelerazioni ci sia a monte un percorso studiato. Una vista lunga, insomma, in qualche modo. Vabbè, io direi chiudiamo qui questa partita, no, Laura? Ricordando che il tema del festival, il tema generale è lo sviluppo socio-economico dei piccoli paesi e che i piccoli paesi in Piemonte sono circa il 30% della superficie. Che è un bel dato. E quindi è una ricchezza capillare, ma che possono anche diventare esangui proprio se mancano quei servizi di cui parlava l'assessore. Grazie a Laura Laiolo, grazie ai nostri ospiti e insomma buon festival a tutti.